Buonasera a tutti, abbiamo vinto la concorrenza della televisione e così possiamo andare avanti. Allora, questo è un incontro che rientra chiaramente nelle manifestazioni del Festival della Politica. Siamo anche fortunati perché nonostante la pioggia riusciamo a ritrovarci, a riunirci e presentiamo stasera l'autore, un libro, Guido Panvini, Cattolici e violenza politica. E a me ha colpito molto anche il sottotitolo, L'altro album di famiglia del terrorismo italiano. E qui con me il professor Marc Lazar, che è un politologo famoso che insegna alla Sorbona a Parigi, insegna anche in Italia. L'ho conosciuto un bel po' di anni fa perché ha incominciato a collaborare ai giornali italiani attraverso il Gazzettino, e da allora poi è sempre più salito di giornale, adesso è una delle firme più prestigiose di Repubblica. Magari a Lazar sarebbe più curioso chiedere oggi se legge ancora Dumas o il libro della moglie dell'ex compagna di Hollande. C'entra poco con la violenza dei cattolici, ma il libro è di Panvini, come ho detto prima, è proprio quello che mi ha colpito, è proprio l'altro album, cioè c'è un'altra faccia del terrorismo, ci sono altre radici, i cattolici non è che abbiano sempre respinto la violenza in nessuno, ma nella Grande Guerra c'erano molti cattolici, per la prima volta inseriti nell'esercito c'erano anche i cappellani militari, nella Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nella Resistenza, c'erano molti cattolici come protagonisti, sia laici che religiosi, e ne cita alcuni proprio Panvini, perché una parte interessante per esempio è quella quando dice che bisogna abbandonare la Resistenza per creare qualche cosa di diverso, andare oltre e superare la Resistenza. Tra quelli che lui cita c'è Teresio Olivelli, il partigiano che aveva scritto una poesia, una specie di preghiera del partigiano, che tra l'altro diceva: Dio dacci, se non ricordo male, dacci la forza di resistere, di ribellarci, di renderci liberi, quindi di lottare per la libertà. Poi cita padre Davide Maria Turoldo, che aveva davvero preso, nonostante la tonaca, le armi, aveva sparato, che diceva che ogni notte lui non dormiva perché lo tenevano sveglio le voci di quelli che erano con lui, quelli che aveva visto con lui, ma non tanto quelli che aveva conosciuto, di cui conosceva e sapeva il percorso, ma quelli che non aveva conosciuto e per i quali pensava di aver combattuto per fare un'Italia migliore, un'Italia diversa. Il libro spiega come l'anelito di tutti questi cattolici fosse soprattutto spinto verso un'Italia migliore. Però è bello anche come nel libro ci siano due episodi, uno a aprire e uno a chiudere, che diano anche la dimensione di questa violenza o dell'interesse dei cattolici. Il primo episodio è Reggio Emilia, 1960. Siamo nell'Italia centrista, quella che vede il fallimento del governo Tambroni, è un'Italia nella quale la polizia carica coi cavalli i manifestanti, e a Reggio Emilia in particolare, dove ci saranno 5 morti, spara ad altezza d'uomo. Quello che mette in evidenza l'autore è non soltanto questo contesto storico, ma come il vescovo di Reggio Emilia di allora dia l'ordine di non aprire le porte delle chiese, e quindi precludendo così vie di fuga ai manifestanti, i quali vengono sopraffatti da cariche di polizia e da spari, da raffiche di mitra ad altezza d'uomo. Quindi è un avvio impegnativo, importante, perché mette subito a fuoco gli argomenti dei quali vuole parlare. E poi alla fine invece è una riunione in una curia nella curia di Milano, dove il segretario di Montini, che poi sarà che era cardinale di Milano, viene consegnata una borsa dove ci sono o tre borse che sono cariche di armi appartenenti ai terroristi. Quindi anche questo è un modo di affrontare ancora il problema. È un viaggio nella nostra storia, anche quella più recente, ed è scritto anche in una maniera brillante, non solita per uno storico. È vero che è giovane, credo abbia 35 anni, insegna all'università proprio la storia della nostra politica, però lo fa in una maniera che fa capire la passione per quello che scrive e anche la,
la conoscenza precisa di quello che racconta. Per cui ci accompagna in questo viaggio dal centrismo, nell'anticomunismo che precede l'entrata in Italia del centro-sinistra, e poi va avanti sino all'avventura conciliare, quindi la forte contrapposizione tra una figura come quella di Giovanni XXIII e la precedente di Pio XII. Mette in rilievo in modo particolare l'attenzione di Papa Roncalli per il mondo del lavoro, per la dignità dell'uomo, quando Roncalli dice che bisogna che l'uomo, in fondo ci sono molte cose di quelle che diceva Roncalli che vengono oggi riprese chiaramente in maniera attuale, più attuale da Papa Francesco, quando parla del lavoro che dà dignità dell'uomo, c'era già nell'enciclica di Papa Giovanni, ed era un mondo che allora usciva dall'euforia del boom economico, ed è anche questo, quello dell'economia, dell'aspetto economico, uno dei punti sui quali si sofferma particolarmente Panvini, soprattutto quando spiega che alla fine del boom l'Italia in congiuntura incominciano a scatenarsi tensioni che potrebbero portare verso delle derive strane per questo paese. Allora c'è il tentato golpe di Stato di De Lorenzo, l'avventura di Segni, gli incontri con Saragat e Nenni, la malattia del presidente, e così questo mondo che viene fuori ma che rimane sempre sotto traccia, e anche l'anticomunismo che diventa anche antisocialismo in alcuni tratti, e quello che poi, e qui vado proprio alla conclusione, quando affronta il problema del terrorismo, ecco perché l'altro album, si capisce benissimo che questi terroristi rossi o neri italiani da bambini sono stati tutti cattolici, tutti hanno frequentato tutte le chiese, anzi molti di questi capi terroristi hanno proprio un curriculum particolarmente importante dal punto di vista della religione, da Moretti a Curcio, a Cagol, a Toni Negri, sono tutti cresciuti all'ombra spesso delle curie, dei vescovari, hanno proseguito gli studi con borse di studio favorite dai vescovi del tempo, e quindi questo è, anche questo è l'altro album. Ed è significativo che lui parla infatti a un certo punto di un 68 cattolico, quindi mette in evidenza anche questo, parla della lotta armata dei cattolici, proprio del superare la resistenza, e è importante che questo, anche un libro del genere che non aveva mai affrontato, che affronta un argomento che raramente è stato sottolineato nei libri, venga presentato in questo contesto in una città come Mestre, dove il terrorismo in anni non lontanissimi ha proprio fatto il nido dell'orrore, qui seminati dalle brigate rosse nel giro di un anno, di pochi mesi, sono stati tre Albanese, Gori e soprattutto Taliercio uccisi dai brigatisti, presi a Mestre e uccisi dai brigatisti, due direttamente nella città, uno portato lontano. E mi piace sottolineare il fatto che questo terrorismo, che ha matrici in qualche maniera, come dice l'autore nell'altro album, quello dei cattolici, della violenza dei cattolici, abbia colpito per ultimo un vero cattolico che era Taliercio, il quale sarà in pochi anni fa da Papa Giovanni Paolo II inserito tra i martiri civili del nostro paese, proprio come uno che aveva una fede enorme e che aveva lavorato e vissuto nel senso di questa fede. Quindi un libro secondo me nuovo, diverso, scritto anche in una maniera comprensibile, non da studioso e basta, e che vale la pena di analizzare, quindi fra poco faremo anche le domande. Intanto passo la parola a Lazar. Grazie, buonasera. Mi è piaciuto molto questo libro e cercherò di spiegare perché mi è piaciuto. Innanzitutto vorrei dire a quelli che non hanno letto che
ovviamente il sottotitolo di cui si è parlato, l'altro album di Famiglia del terrorismo, da una parte corrisponde a una parte della ricerca di Guido Panvini, ma dall'altra parte è molto riduttivo. Ovviamente capisco, credo che ci sono gente del casa editrice Marsilio, che apprezzo molto perché mi ha pubblicato anche un libro, quindi non è una critica, capisco che per ragione commerciale si è insistito su questo sottotitolo, ma l'ambizione di questa ricerca del tuo libro, Guido, è molto più ampio, perché si parla ovviamente del legame, come l'hai detto, tra alcuni cattolici e la violenza terrorista, ma la riflessione è molto più ampia. Qual è la sua problematica, qual è la sua questione di fondo, se ho capito bene? Cioè la questione di sapere come mai i cattolici, che ovviamente dovrebbero rispettare il famoso precetto «tu ne tueras point, non ucciderai», come hanno potuto accettare il ricorso alla violenza in politica? Questa è la sua grande domanda, domanda forte, complicata da risolvere. E la sua tesi, se posso dire, ma non nel senso accademico, cioè quello che è il filo rosso, se posso dire, di questo libro, è di dire, se ti ho capito bene, qualcosa cambia nel mondo cattolico con il Concilio di Vaticano II. Questo concilio apre una situazione, credo che anche l'espressione che usi, di transizione, di disorientamento dei cattolici, perché alcune cose non del dogma e ancora, ma dell'organizzazione della Chiesa cambia in profondità, e in questa situazione di disorientamento aggiunto in una situazione internazionale, una situazione nazionale in Italia, centrosinistra, modernizzazione della società, e situazione internazionale, la guerra del Vietnam per esempio, la crescita di questa nuova realtà che è il terzo mondo a partire da metà degli anni 50, spinge una parte di cattolici a scelte politiche verso la radicalizzazione, sia radicalizzazione a destra, perché ci sono quasi due primi capitoli su questa radicalizzazione a destra, sia verso la radicalizzazione alla sinistra. Quindi l'ambizione è molto forte, cioè di cercare di capire questo, come si dice in inglese, turning point, questa svolta che colpisce il mondo cattolico. E lo sappiamo, Guido e io, che ci sono altri studiosi attualmente che studiano altre forme di questo orientamento, di questo grande cambiamento. Per esempio un collega tedesco sta per chiudere una grande ricerca su come mai spiegare che una parte del mondo cattolico, non la stessa, invece di votare tradizionalmente a destra in Europa, va verso la sinistra. Bene, questa è la sua ambizione, quindi molto più ampia come ambizione che solo il secondo album di Famiglia di terroristi, anche se è molto presente nel capitolo l'ultimo capitolo. La ricerca quindi è molto interessante, io ho imparato molto non solo sull'Italia, come lo dicevi tu, prendendo esempi che io personalmente non conoscevo, e forse altri l'hanno conosciuto anche di esperienza che io non ho potuto vivere, ma anche se ci sono cose sulla Francia, per esempio il ruolo dell'abbé Pierre in questa situazione, il suo legame con le Brigate Rosse, eccetera, si sapeva già diverse cose, beh, tu aggiungi diverse cose, ma la sua ricerca non è limitata all'Italia. In questo senso è molto interessante perché, anche se non tutti voi siete storici, ma ormai la storia che cerchiamo di fare non è più confinato nell'ambito nazionale, si cerca di capire appunto quello che noi chiamiamo spesso ormai la storia transnazionale, cerchiamo di capire come mai ci sono influenze diverse. Per parlare chiaramente, Guido Panvini dimostra benissimo come quello che succede in America Latina, con una parte minoritaria, ritornerò su questa idea della minoranza cattolica, per esempio la figura famosa del prete che aveva deciso in Colombia, avete capito che non parlo bene l'italiano, in Colombia, Camillo Torres, di prendere le armi. Panvini ricostituisce questa figura storica di Camillo Torres, anche mettendo molto sfumature, ha potuto avere un ruolo enorme su tanti cattolici nel resto, non dell'America Latina solo, ma anche dell'Europa occidentale. Dimostra per esempio come la figura di Che Guevara al momento della sua morte
ovviamente diviene una forma di figura di tipo cristica, si può dire cristologica, diciamo così, cristica, che ha un'influenza sul mondo cattolico. Quindi spiega questa circolazione di esperienza non solo in Europa, per esempio lui insiste sui rapporti tra la Francia e l'Italia, che sono molto importanti, ritornerò su questo, ma ancora una volta tra l'America Latina e l'Europa. Per esempio l'esperienza di guerriglia in America Latina, che ha avuto, lo sapevamo, ha suscitato grande interesse nei gruppi dell'estrema sinistra in Europa, ok, da una parte lo sapevamo, ma lui mostra anche l'importanza, per esempio, della teologia della liberazione sul mondo cattolico. Quindi è una bellissima ricerca, che dimostra sul caso italiano se stesso due cose, a mio parere. Da una parte che non bisogna parlare solo del rapporto tra ultrasinistra e cattolici o cattolici che scelgono, per esempio, la lotta armata, ma sì, come l'hai ricordato, si deve pensare anche ai cattolici che scelgono di sostenere quelli che hanno messo le bombe a Milano, a Bologna, a Brescia, eccetera, la cosiddetta strategia della tensione. Perché? Per l'anticomunismo. Perché rifiutano la modernità, perché odiano il riformismo, perché vogliono, sono molto critici della tecnicità della modernità, e che vorrebbero una forma di ritorno verso il passato. E quindi c'è una parte del mondo cattolico che va verso, che accetta questo rapporto con la violenza di estrema destra e a volte che partecipa a questa violenza. E d'altra parte, sul lato opposto, appunto, come è stato ricordato, e qua il sottotitolo è interessante perché corrisponde a due capitoli molto ben forniti, ovviamente ci sono cattolici, alcuni nomi sono stati citati, ma ci sono tanti altri, sia presenti all'interno della Chiesa, sia perché sono stati socializzati nel mondo cattolico, accettano o progressivamente vanno verso questa violenza, dopo grandi dibattiti tra di loro sulla scelta della violenza, per ragione a volte convergente con quelli che hanno fatto la scelta dell'estrema destra. Per esempio, mi sembra che c'è un punto comune, il rifiuto assoluto della riforma e del riformismo come soluzione politica, o per esempio per la critica del mondo del capitalismo come era organizzato, ma anche per altre ragioni, per solidarietà per esempio con il terzo mondo, il famoso cosiddetto terzomondismo, e che progressivamente con queste idee di radicalizzazione accetteranno la soluzione violenta. Quindi secondo me è veramente una dimostrazione molto bella, molto ben curata, è vero, molto ben scritta, e soprattutto che è basata su una ricerca molto importante, sia delle pubblicazioni dell'epoca, piccoli giornali locali di cattolici, di diversi così volantini che hai potuto ritrovare, o anche a volte archivi. Allora, per iniziare il dibattito, sono forse un po' troppo lungo, allora vado subito verso le due o tre riflessioni che volevo fare. La prima, che potrebbe essere una critica, ma soprattutto sul quale vorrei sentirti, se parli di molti cattolici, ma se bisognava fare una quantificazione, cioè quanti erano, cioè erano molti, erano una piccola minoranza. Questo forse manca un po' nel libro, cioè qual era veramente il peso di questi cattolici che hanno fatto queste scelte radicali sia a destra sia a sinistra. Mi sembra che forse, ma questa è la tentazione quando si fa una ricerca, non si parla più della maggioranza di cattolici che ovviamente non hanno fatto questa scelta. Se è molto difficile da fare, ma quantitativamente, che rappresenta questa popolazione? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, e questa è la mia formazione di storico e di sociologo, è ovviamente che tipo di sociologia, insomma, chi sono questi cattolici? Tu ovviamente parli molto di studenti, cioè questa è la categoria molto presente nel tuo libro, ma si potrebbe avere un po' più di informazioni su l'educazione, su
di che classe sociale vengono, sono piuttosto borghesi, ma non tutti, quindi c'è anche una componente molto popolare operaia, l'età, che tipo di generazione, questo forse manca un po' nel libro, ma soprattutto ti faccio questa domanda per permetterti di completare quello che forse non hai potuto mettere nel libro. Ma soprattutto, la terza domanda io me la faccio non come specialista dell'Italia, che non sono veramente, che sono un comparatista, e io mi faccio la domanda, ok, ma in Francia avevamo la stessa cosa. Cioè avevamo tutto il mondo cattolico, che per una parte, al momento di Vaticano II, una parte è andato verso molto la destra, conoscete tutti Monsignor Lefebvre, per esempio, che ha aggregato anche una componente molto forte, componente molto minoritaria, ma molto attiva, che si è ritrovata a partire dall'inizio degli anni Ottanta dietro Jean-Marie Le Pen e il Front National, che è una componente che esiste sempre nell'estrema destra francese. Attualmente la Marine Le Pen cerca di marginalizzarli, perché ha capito che sarebbe un disastro politico se rimaneva sulla loro posizione. Loro, per esempio, erano molto ostili recentemente alla legge per il matrimonio per tutti, ma la Le Pen non ha detto niente, assolutamente niente, perché vuole conquistare un altro pubblico. Però, insomma, avevamo questo in Francia. E tanti cattolici hanno avuto anche un processo di radicalizzazione in Francia. Hanno giocato un ruolo importante sul tiermondismo, sulla critica del capitalismo, per la causa palestinese, per esempio. Sono loro, per esempio, in Francia, che a partire dal 67 hanno fatto cambiare l'opinione pubblica francese, che era molto pro-israeliana fino al 67, che è divenuta a partire dagli anni 70 molto pro-palestinese. E, malgrado tutto questo, non hanno accettato la violenza politica. L'hanno rifiutato. Quando ci sono stati alcuni gruppi che alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, hanno pensato a fare come in Italia, anzi, per dire la verità, avevano iniziato loro a fare la violenza, perché i fondatori di BR erano molto interessati a alcune esperienze venute della Nouvelle Résistance Populaire legata a un gruppo maoista, però che non è andato fino al fondo, che si è fermato un momento dicendo noi possiamo uccidere. Hanno fatto un rapimento nel 71, hanno avuto una discussione interna e hanno deciso di non uccidere. Dopo c'è stato Action Directe, un piccolo gruppo negli anni, fine anni 70, ma veramente poche persone. Quindi in Francia non c'è stata questa violenza, non abbiamo conosciuto gli anni di piombo. E secondo me il ruolo di cattolici, anche radicalizzati, è stato molto importante. Dovete sapere che c'erano due grandi pensatori, filosofi, che spingevano i gruppi dell'estrema sinistra in francese a andare verso un livello di violenza ancora più forte. Da una parte Jean-Paul Sartre e dall'altra parte Michel Foucault, che spingevano dicendo bisogna forse uccidere per essere all'altezza dell'aggressione dello Stato. E tanti guardavano dal lato italiano e non è successo. Allora, per ritornare all'Italia a partire da questa comparazione, qual è secondo te l'ingrediente specifico all'Italia che spiega appunto questa cosa che dimostri molto bene, che una parte minoritaria dei cattolici hanno accettato di partecipare a questa violenza? Allora finiamo il giro delle domande, così ce le hai tutte e rispondi. Io volevo fartene ugualmente tre. La prima era legata a questo... mi pare che ci sia un parallelismo sotto molti aspetti tra figure proprio nel quadro dell'anticomunismo, che non è soltanto italiano, come diceva bene Lazar, è globalizzato, tra la figura di Allende e quella di Moro. Tu a un certo punto metti due personaggi di uno stesso. L'altra domanda che volevo farti è quella del tu dedichi molto spazio anche ai sacerdoti, c'è molto su Don Mazzolari, c'è anche su Don Milani, come se la forza dei cattolici potesse essere non solo quella di prendere le armi o di usarle male, ma anche quella dell'insegnamento, per cui in quel 68 cattolico c'era anche la lezione di Don Milani. La terza era come non soltanto quella di Don Milani, perché a un certo punto, per esempio, una pagina interessante è quando parli dei conflitti familiari, questo terrorismo, per cui c'è l'esperienza, adesso che mi viene in mente, quella della famiglia Donna Catena, dove
sicuramente cattolici, sicuramente socialmente avanzati anche rispetto alla Democrazia Cristiana del periodo, però un figlio terrorista e un padre ministro, quindi anche con ministro di un governo che usa la linea dura contro il terrorismo. E l'ultima è quando vai verso la fine e cominci a affrontare per esempio CL e metti in evidenza come una troppa attenzione all'economia finisca per avere anche quella una sua violenza nei confronti dei cattolici. Guarda. Sì, adesso sì. Allora, grazie. Beh, grazie innanzitutto alla Fondazione Pellicani e alla casa editrice Marsilio che hanno fatto sì che questa presentazione avvenisse all'interno di questo festival veramente interessante e istruttivo. E grazie ai presentatori perché mi hanno dato tanti spunti di riflessione. Scusa, posso? Sì. Proprio un inciso, mentre dici grazie anche a chi ci ospita, perché sì. Nonostante la pioggia siamo riusciti a fare in un palco che ha sempre la suggestione del dibattito, della politica, il convegno. Sì, sì, ed è una location altrettanto bella, quindi grazie anche a chi ci ospita. Dunque, innanzitutto volevo chiarire una cosa, la scelta del titolo è stata responsabilità mia, mi ricordo in confronto con la casa editrice se utilizzare quel titolo addirittura come primo, io l'avevo suggerito come primo titolo. Quindi in realtà nasce l'album di famiglia, per chi non lo sapesse o comunque invece per chi ha una memoria più lontana, era un'espressione che usò Rossana Rossanda, che era stata una delle fondatrici del manifesto, durante i drammatici giorni del sequestro di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, per cercare di dare una chiave interpretativa spiegando l'origine delle Brigate Rosse. Lei sosteneva sostanzialmente che le BR condividessero lo stesso album di famiglia con il Partito Comunista, con la cultura vetero comunista. Ovviamente all'epoca esplosero delle polemiche fortissime, il PC proprio nel 78 era particolarmente impegnato nel contrastare il terrorismo rosso nelle fabbriche, nella società, le tesi della Rossanda furono distorte, ma durante quel dibattito in realtà sotto traccia stava emergendo il tentativo di interpretare quello che stava accadendo in quella drammatica stagione dell'Italia repubblicana attraverso una chiave interpretativa più complessa, più articolato. E quindi ci furono studiosi, giornalisti molto popolari all'epoca come Giorgio Bocca ad esempio, che avanzarono l'idea che in realtà nella cultura delle Brigate Rosse fosse riconoscibile una parte di cattolicesimo, e da lì è nata l'idea allora di andare ad approfondire effettivamente alcune radici di questo, del fenomeno della violenza politica, del terrorismo, che spesso e volentieri tutt'oggi sono un po' trattate, questo Matlazar lo sa sicuramente meglio di me, come temi troppo spesso messi, estrapolati dal contesto dell'Italia repubblicana. Il problema è che nel momento in cui ho deciso poi di affrontare la matrice cattolica dell'estremismo, della violenza politica, lì mi sono dovuto per forza di cose rapportare a un problema molto complesso, che è quello tra Chiesa, dottrina teologica cristiana e il problema della violenza, che sicuramente è un problema che ha radici molto lontane, non solamente riconducibile agli anni che ho studiato, ma che in quegli anni si caricava nuovamente di un significato diverso. Proprio per questo ha ragione Lazar nel dire che il libro è anche è probabilmente il tentativo di fare i conti con un problema che non è solamente limitato all'Italia degli anni 70. È un tema poco affrontato quello del rapporto tra religione e violenza, ci sono degli interventi molto interessanti in questi giorni durante il festival, ma
per quanto riguarda l'ambito specifico degli studi italiani, il tema non è molto studiato. Hanno scritto filosofi, scienziati sociali, teologi. In realtà è un tema molto molto ben studiato, soprattutto nel mondo anglosassone, per quanto riguarda l'infinito conflitto arabo-israeliano, tutta la scia di studi che c'è stata, per esempio, dopo l'attentato alle torri di gemelle l'11 settembre del 2001. Qual è il rischio però di seguire questa strada? Di dare per scontato un legame tra religione e violenza, in questo caso erano studi che mettevano in risalto il rapporto tra Islam e violenza, non contestualizzandolo all'interno però di un contesto storico preciso, e quindi dargli un significato, un senso, non soltanto ricostruirlo nel suo momento. Quindi la scelta è stata questa, sostanzialmente, di affrontare questo problema all'interno di questo snodo, che è poi un ventennio così complesso dell'Italia repubblicana. Come mai questo libro non parla solamente d'Italia? Ma mi rifaccio, diciamo, oltre alle domande, agli spunti di riflessione di Marco Azzar e anche di Edoardo Pittalis. Beh, perché il Concilio Vaticano II è stato un evento universale che ha avuto sulla storia italiana delle conseguenze, degli effetti profondi, ma che la cui importanza si staglia molto al di là della sola dimensione nazionale, e di cui gli effetti sono ancora ben visibili, se pensiamo a quanto è stato significativo per esempio il passaggio degli ultimi due pontificati. Quindi ovviamente è stato, diciamo, quasi inevitabile rintracciare il filo di questa storia, cucire il filo di questa storia attraverso diversi contesti. L'Italia in primo luogo, l'America Latina, come è stato evocato, ma anche paesi europei come la Francia. È molto interessante, poco prima che venisse pubblicata l'enciclica Populorum Progressio di Paolo VI nel 1967, lo dico per chi non lo sappia, è un'enciclica in cui esplicitamente la Chiesa ammette il ricorso in condizioni molto particolari e solamente come ultima ratio, però alla violenza insurrezionale contro regimi e dittature. Beh, in Francia, poco prima che venisse pubblicata questa enciclica, c'è un interessantissimo convegno ad opera degli intellettuali cattolici francesi che avanza proprio il nodo del problema della violenza e dei cristiani in quel contesto lì. Ed è un convegno che, ovviamente, poi cercherò di rispondere alla domanda che mi faceva Marc Lazar, che non spinge tanto ad utilizzare la violenza, ma pone il problema della sua legittimazione. Perché è un convegno che ha un effetto dirompente anche in Italia? Perché in realtà in quel convegno non si dice nulla di nuovo rispetto a quello che asserisce la Chiesa in materia di legittimità al ricorso della forza. Voi sapete che la Chiesa ha la famosa dottrina della guerra giusta, che legittima in alcuni casi il ricorso alle armi per resistere a un'offesa illegittima, ma ci sono anche la presa di posizione nei confronti della ribellione giusta, una ribellione che può essere anche violenta. Allora, in realtà si ribadisce nei vari interventi questa ambivalenza della dottrina della Chiesa, ma quello che è dirompente è che in molti interventi si incomincia a insinuare il dubbio che in realtà nell'Europa democratica, occidentale e capitalistica vi siano condizioni simili o analoghe di quelle che nel terzo mondo hanno legittimato i cattolici a prendere le armi. In realtà, adesso non posso dirvi tutto, non solo per una questione di tempo, rischio anche di privarvi del gusto di leggere il libro. Anche l'anticomunismo più radicale aveva posto il problema della legittimità del ricorso alla violenza. Due capitoli del libro sono dedicati infatti ai cattolici tradizionalisti, che sono un ingrediente non poco, non piccolo nella costruzione, nella legittimazione della strategia della tensione. Questo perché? Perché l'anticomunismo viene portato talmente alle conseguenze, alle sue estreme conseguenze, che una vittoria dei socialisti in Italia viene vista come una specie di cavallo di Troia per l'ingresso del PC
nel governo, e quindi questa posizione aprirebbe a, in teoria, l'instaurazione, sostenevano i cattolici tradizionalisti, di un regime totalitario, e quindi si sarebbero riproposte le condizioni per cui era legittimo ricorrere anche a mezzi estremi. Quindi in realtà è stato difficile fare i conti con questa dimensione culturale così, così forte, che tendeva a, a dare un'interpretazione della realtà altamente distorcente. E questo mi porta alle domande che mi hanno posto i miei relatori. È giusto, in questo libro manca una quantificazione. È stato, diciamo, un problema con cui ho cercato di immaginare quali sarebbero state le critiche al libro. Queste sicuramente ero pronto a riceverla, e ci sta, ed è giusto. Come posso difendermi da questo? Cioè, non come posso difendermi, come posso, perché ho fatto, diciamo, no, ho scelto di privilegiare l'elemento culturale rispetto a quello quantitativo, per far emergere il problema sicuramente, e anche per in realtà tentare di vedere come in realtà le idee politiche, le culture politiche siano capaci di rendere confini tra gruppi, movimenti e partiti, di renderli molto più labili. Era difficile, faccio un esempio pratico, difficile quantificare quanti anticomunisti di fronte all'ingresso dei socialisti nel governo nei primi anni 60 sarebbero stati disposti a scendere sul terreno concreto della violenza. Ma sicuramente l'idea che fosse legittima e che l'Italia dal loro punto di vista fosse diciamo sull'orlo di un baratro e quindi necessitava un intervento radicale era un'idea diffusa non solamente tra minoranze, tant'è vero che in questo caso bastava solamente andarsi a leggere periodici o settimanali molto diffusi tra la popolazione e vedere come in realtà vi fosse questo tipo di preoccupazione. E anche la struttura del libro non ha facilitato, perché è un viaggio che inizia nei primi anni 60, arriva agli anni 80, sarebbe stato complicato. Diventa più stringente semmai questa domanda nel momento in cui più si spinge in avanti cronologicamente la narrazione e più ovviamente credo cresca l'esigenza da parte del lettore di sapere quanti effettivamente poi cattolici hanno fatto quel passo. Anche lì non è facile rispondere, perché nel 68, come diciamo, credo che il libro abbia posto il problema di rileggere un po' il 68 al di fuori anche di gli stereotipi classici. Il 68 ha avuto una fortissima componente cattolica, non solamente culturale. Primo perché gli studenti cattolici sono stati tra i primi a mobilitarsi, già prima del 68, sull'onda, come dirò tra poco, anche no, di una riflessione che parte, anche grazie alle figure come Don Milani, dalla prima metà degli anni 60. Ma noi siamo abituati, noi studiosi, ma credo anche chi diciamo, non si occupa direttamente di questo specifico argomento, a percepire il 68 come anche in qualche modo l'atto di morte delle grandi organizzazioni giovanili che facevano riferimento ai partiti di massa o le associazioni di massa, come poteva essere l'Azione Cattolica. Ovviamente lo sappiamo, c'è stata una fortissima inflazione di iscritti e partecipanti, ma erano sempre diciamo, organizzazioni di massa, capaci di mobilitare migliaia di studenti. Vanno in crisi nel 68, ma prima del 68 gestiscono, diciamo, hanno un peso fondamentale, non solo, per tornare anche alla dimensione transnazionale, molte organizzazioni giovanili, soprattutto quelle inquadrate nel campo cattolico, come la gioventù dell'Azione Cattolica, ha una dimensione internazionale. I giovani cattolici si riuniscono nelle università belghe, francesi, viaggiano per il mondo, si coordinano, si organizzano. All'interno ovviamente della radicalizzazione della mobilitazione studentesca, queste idee di
rivoluzione, di insurrezione armata, circolano in un ampio, spettro. Non solo, il Concilio Vaticano II, come giustamente ha detto Marc Lazar, mette anche in crisi l'istituzione, ma la Chiesa rimane solida. Il problema è che è un vero e proprio rivolgimento all'interno della missione della Chiesa, del senso di fede nei confronti della Chiesa, e quindi la tendenza a radicalizzarsi in un senso o nell'altro, anche di quelli che si schierano contro il Concilio Vaticano II, è abbastanza diffusa. Chi fa il salto poi verso la lotta armata o la violenza praticata, politicamente motivata e praticata, lì il discorso è diverso, perché ovviamente la cultura cattolica non è sufficiente come unica chiave interpretativa, quindi molte pagine del libro sono dedicate anche a come poi l'incontro di culture abbia spinto verso quella radicalizzazione. È vero, Toni Negri, Renato Curgio, Margherita Kagol, Luigi Manconi, nomi diciamo più conosciuti della parabola diciamo dell'estremismo di sinistra, provengono, hanno un fortissimo retroterra culturale, ma rischiamo di non comprenderli a fondo ovviamente se manchiamo poi l'incontro con l'ideologia comunista, il marxismo-leninismo. È fondamentale, è un incontro che modifica l'una e l'altra parte. Ora, perché la sociologia di queste persone è sicuramente un elemento su cui voglio riflettere, mi piacerebbe continuarci a lavorare, perché protagonisti di questo libro sono studenti, però sono anche professionisti dei ceti medi, non solo c'è un 68, ma ci sono gli anni 70 dei ceti medi, e spesso e volentieri sono anni molto travagliati, sono anni anche in cui ci sono inflazioni di voto notevole in Italia, di cambio di voti, ma ci sono anche molti operai, molto proletariato, che cresce, molto proletariato e molti operai che votano per lungo tempo Democrazia Cristiana, che in realtà poi al momento elettorale solo in un secondo momento voteranno Partito Comunista, ma spesso e volentieri optano per partiti piccoli come era il Movimento Politico dei Lavoratori, che era un'organizzazione cristiana che provava diciamo ad aprire un fronte a sinistra che potesse far convergere i voti cattolici su un partito di sinistra radicale. È un fenomeno molto interessante, la fabbrica al di là della sola componente estremista vede un ruolo molto attivo. Non scordiamoci che il 68 e 69 sono gli anni in cui la Federazione Metalmeccanici della FIM-CISL, quindi cattolica, supera a sinistra le posizioni della CGIL, poi si ricompatteranno, ma questo per dirvi che in realtà è una storia che interseca diversi settori sociali, non solo appunto studenti, non soltanto con un'educazione molto alta. La domanda più difficile: perché in Italia arriviamo allo sbocco diciamo della violenza politica, del terrorismo organizzato? In Francia invece questo fenomeno o è ridotto oppure è quasi del tutto assente, e ci sono tante risposte che però dico, diciamo, mi azzardo a dire con la consapevolezza che in realtà da storico l'istinto da dire dovrei verificarlo con una ricerca sul campo il perché non avviene questo. Probabilmente, ecco, cosa mi hanno sollecitato i miei studi? Sicuramente, direi una risposta istituzionale fermissima che c'è in Francia. Nel 68, piaccia o non piaccia, nel senso, però è misurabile da un punto di vista storico, ecco, le misure che adottava lo Stato francese nei confronti dei gruppi estremisti furono draconiane, furono messi quasi fuori legge tutti i gruppi più propensi a sfociare nella lotta armata. A parte il 68, poi forse mi verrebbe da dire, col 68, quindi soprattutto con le barricate parigine, che in Francia ci fosse forse una polizia, mi sembra, no, anche
da studi che tu conosci di alcuni colleghi, amici che hanno studiato un po' il funzionamento dello Stato della Polizia in Italia, ecco, una polizia più efficiente, capace anche di un intervento selettivo e non, diciamo, come nel caso italiano, una polizia inefficace e terrorizzata invece dalle manifestazioni di piazza, con tutto quello che poi ne conseguiva nella degenerazione dell'ordine pubblico. Però so che non sono risposte incomplete, perché ne verrebbero altre anche di risposte. Dunque, un'altra potrebbe essere la differenza del momento politico che stavano vivendo le due nazioni, e probabilmente in Francia, però sul versante dell'estrema destra, vive gli anni più suoi pericolosi durante la crisi algerina, che è comunque un laboratorio per i neofascisti nostrani, italiani, l'OAS, ma non soltanto, la strategia controrivoluzionaria che usa l'OAS in un'organizzazione di oltranzisti in cui c'è una fortissima componente cattolica, che nel libro è ricostruita nel dettaglio, si opponeva all'indipendenza algerina con attentati in Francia e in Algeria. Quindi c'è un'emergenza forse sfasata cronologicamente. Magari un giorno sarebbe interessante comparare i due momenti di crisi. La crisi che vive l'Italia, quindi c'è anche forse il peso della guerra fredda nei due paesi, è diverso. Il Partito Comunista Francese è un partito molto forte, però il sistema politico forse è più in grado di reggere le tensioni che invece in Italia sono esplosive. Cioè, la storia italiana dell'Italia repubblicana può essere letta con due, diciamo, interpretazioni che secondo me non possono essere disgiunte. Cioè, da un lato la storia di culture politiche popolari radicate che hanno costruito una democrazia, quella democristiana, comunista, quella socialista, quella laico, quella laica, quella liberale, però è anche vero che c'è un potenziale di conflitto per le tensioni della guerra fredda che ha reso, diciamo, non una mera ipotesi accademica, che le forti crisi politiche potessero poi degenerare in qualcos'altro. E gli anni 70 ovviamente restituiscono questa ambivalenza. Probabilmente c'è anche una ragione che è interna agli stessi movimenti. Ed è sarebbe interessante vedere in realtà come in realtà forse la democrazia francese è stata più capace di riassorbire anche le spinte più radicali, ed è stata percepita forse come una democrazia con cui era più difficile fare i conti, perché, diciamo, il rifiuto del riformismo in Italia nasce, a mio avviso, dal timore, paradossalmente, che le riforme avrebbero potuto migliorare il paese e collocarlo quindi all'interno delle democrazie più mature, e questo avrebbe ovviamente, dal punto di vista sia dell'antiriformismo di estrema sinistra che dell'antiriformismo invece di estrema destra, avrebbe, diciamo, in qualche modo fatto saltare, no, dal lato il discorso rivoluzionario, dall'altro invece la costruzione di un modello politico diverso dalla democrazia. In Francia forse, però, ecco, scendendo poi sul terreno di cosa ha fatto effettivamente, diciamo, il riformismo, allora lì il sistema politico italiano aveva una forte delegittimazione, così come lo Stato. Lo Stato italiano è delegittimato non solo per le tensioni della guerra fredda, non solo con un complicato rapporto con la società civile, ma anche perché negli anni 70 è immediata la percezione che settori di quello Stato sono comunque coinvolti nelle stragi, e quindi ovviamente questo è stato un motivo di forte legittimazione. Immagino che anche in Francia in realtà il comportamento dello Stato è stato complesso, non sempre limpido, e quindi però forse ha avuto meno delegittimazione rispetto all'Italia. Rispetto alle domande invece di Edoardo Pittalis, sì, c'è ovviamente, le figure di Allende e Moro tornano con frequenza in questa storia. Devo dire,
Allende come una figura, diciamo, della speranza tradita, in qualche modo, tradita, della speranza naufragata poi nel sangue con il golpe di Pinochet, portatore anche di un riformismo che ovviamente non trova, secondo me, analogie con quello che accadeva in Italia, cioè un riformismo quasi rivoluzionario, tant'è vero che comunque anche in Cile i settori che si opponevano a Allende erano settori minoritari e comunque con un occhio, diciamo, a quello che Allende effettivamente faceva. Moro è una figura, oggi va di moda un po' il contrario, però era una figura, credo, diciamo, più odiata che amata, nel senso era l'uomo che stava tentando in qualche modo di governare la grande trasformazione italiana in condizioni, diciamo, difficilissime, e proprio per questo forse portatore di quella capacità di mediazione e moderatismo che lo faceva, diciamo, lo esponeva ovviamente all'opposizione anche di parte non proprio minoritaria del cattolicesimo, perché qui non dobbiamo, una figura come Moro era invisa ai cattolici sì di estrema sinistra, lo era invisa ai cattolici di estrema destra, ma era anche, diciamo, temuta da, diciamo, dal resto, diciamo, del mondo democristiano, mondo cattolico, perché stava traghettando l'Italia verso, diciamo, un territorio un po' sconosciuto. L'esempio di Don Milani in realtà mi dà la possibilità anche di dire qual è anche un'altra storia che è raccontata in questo libro, e cioè il ruolo che la Chiesa e il mondo cattolico in realtà ha avuto, ed è anche in questo caso una prospettiva che non si può disgiungere dal problema della violenza, invece ha avuto in senso del tutto contrario. È evidente che una figura complessa come Don Milani, che ammetteva l'utilizzo, diciamo, della resistenza, lui si rifaceva soprattutto alla resistenza antinazista, però fu veramente in qualche modo appropriata, a torto, e restituita diciamo come una specie di prete rosso e rivoluzionario, quando in realtà Don Milani è una figura molto complessa. Il suo messaggio appunto era questa pedagogia radicale, un lavoro lento che andava fatto soprattutto all'interno delle istituzioni, ma il suo insegnamento è stato una fucina di stimoli per il mondo cattolico, soprattutto giovanile. È stato veramente molto interessante vedere come in quasi tutti gli archivi che ho consultato gli scritti di Don Milani fossero riprodotti in volantini, in dispense, in ciclostili, o scritti a mano, sui gazebao. Cioè era veramente, evidentemente, sarebbe interessante fare uno studio su questo, come veniva, come si conosce, spesso e volentieri, all'epoca non c'era fax, non c'era internet, e quindi quello era il modo di comunicare politicamente, era un modo molto faticoso, e la ricorrenza così tanto del messaggio di Don Milani è, diciamo, rilevante. Uno degli scritti che ho trovato in archivio a Trento, con, diciamo, a firma di Renato Curcio e Mauro Rostagno, ed era uno scritto che non c'entrava nulla con l'insegnamento di Don Milani, perché si legittimava la violenza come scintilla rivoluzionaria che doveva essere portata in mezzo agli operai e agli studenti, però come, diciamo, in testa aveva riportato una frase di Don Milani. Quindi in realtà la sua influenza è stata molto grande e deve essere ancora ricostruita, e soprattutto appunto in un mondo cattolico che in realtà sì, era attratto dalla violenza, ma andava anche da un'altra parte. Mi sono accorto di questa, diciamo, dimensione così complicata quando ho dovuto scrivere un brevissimo paragrafo che però è molto, diciamo, a me ha fatto molto riflettere quando andavo a fare ricerca poi in archivio, e cioè che gran parte, non posso, ecco, questo sarebbe interessante dirvi quanti, però gran parte dei militanti dell'estrema sinistra uccisi in piazza o in altre circostanze, come erano lo scontro tra avversari politici, ma persino qualche ex, diciamo, qualche militante dei gruppi armati come Margherita Kakol, i funerali vengono celebrati in chiesa. Vengono celebrati in chiesa con un ruolo della chiesa, diciamo, tra il sostitutivo dell'istituzione che mancava. Ricordiamoci anche da questo punto di vista, Aldo Moro, i funerali vengono celebrati privatamente, ma la cerimonia ufficiale si tiene in San Giovanni Laterano, che
a Roma, che è territorio extra, diciamo, è territorio extraterritoriale appartenente al Vaticano e non allo Stato italiano. La Chiesa in questo senso diventa quindi sostitutivo di un'istituzione, si erge a difesa della società civile, ma in qualche modo tende anche a riaccogliere quelli che evidentemente ha percepito come propri figli. E quindi non è raro imbattersi in queste immagini di chiese adornate con le bandiere rosse o i feretri che passano in mezzo a diciamo, una selva di pugni chiusi. E quindi si capisce il dramma familiare, non è soltanto la famiglia Don Hacattén, ma insomma ci sono tanti casi in cui appunto in realtà famiglie profondamente cattoliche impegnate nel cattolicesimo politico e sociale vivono questa lacerazione, che è una lacerazione che probabilmente vivono diciamo, tutti i contesti familiari dove accadono questi fatti, ma che si carica di un significato forse più profondo nel momento in cui, credo, i cattolici sappiano che in realtà, abbiano la consapevolezza in realtà che questo dramma in qualche modo è prefigurato già nella loro fede. D'altronde non è soltanto il Vecchio Testamento che pullula di esempi di episodi violenti, anche il Nuovo Testamento, i Vangeli riportano casi, Gesù porta la spada, mette il padre contro il figlio, sono tanti passaggi, certo poi soggetti a interpretazioni, ma è un problema pulsante, nella fede. Per cui in realtà anche un gruppo come Comunione e Liberazione, che in teoria diciamo, non dovrebbe c'entrare nulla, non c'entra nulla infatti nella... Diciamo, non ci sono, a parte diciamo, immagino qualche scazzottata che ho trovato nelle cronache, ma non mi sembrava significativo riportare, non ci sono gruppi di CL che scendono sul terreno della violenza, ma si pone il problema della violenza. E più di Comunione e Liberazione, il gruppo che aveva preceduto Comunione e Liberazione, che era Gioventù Studentesca, che era stata la prima organizzazione giovanile istituita da Don Milani, da Don Giussani, e che in cui invece il problema della violenza viene affrontato, non sono pochi quelli che poi finiranno addirittura nei gruppi armati. Quindi non mi meraviglia che un gruppo limitrofo a prima linea a Milano negli anni '80 abbia deciso di abbandonare la lotta armata restituendo le armi non allo Stato ma in qualche modo alla Chiesa. E nel libro non ne ho potuto parlare, ma è tutta ancora da scrivere, o ci sono degli studi in corso su come, per esempio, qual è stato il ruolo della Chiesa all'interno delle carceri, nella mediazione tra Stato e lotta armata di sinistra, non soltanto nella mediazione diciamo fattuale come è successo per esempio durante il rapimento di Aldo Moro, ma proprio nel tentare ovviamente una mediazione tra quello che rischiava di essere diciamo uno scontro radicale. Spero di essere stato esaustivo nelle domande. Grazie per la vostra attenzione. Beh, siccome abbiamo ancora, credo, un quarto d'ora, se ci sono domande dal pubblico, risponde l'autore. C'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa? E che abbiamo vissuto dal 68 in poi, perché effettivamente nasce tutto lì, è tutto all'ombra dei confessionali, delle parrocchie, non credo. Mi manca qualcosa, ecco. Risponde subito? No, ovviamente no, nel senso se lei avrà occasione poi di leggere il libro, ecco, si renderà conto, no, nel senso questo è stato il tentativo di rintracciare diciamo una delle radici. Ovviamente sembra quasi così scontato dirlo, però in un paese così diciamo cattolico, dove insomma, è veramente radicata nella cultura nazionale, il cattolicesimo è rintracciabile anche nelle altre diciamo nelle altre culture politiche,
è riemersa questa componente, ma non è solamente, ecco, nel libro non è sostenuto che il terrorismo o l'estremismo è maturato all'ombra dei confessionali, tutt'altro, insomma. No, la volevo rassicurare. Grazie a lei, grazie. Tiene lei? Grazie. Il libro è molto opportuno, come Guido sa, che sono profondamente convinto, e anche, però sono anche molto convinto che abbia ragione Marc Lazar, cioè tutti i nostri studi devono puntare a un comparativismo sempre più massiccio. E a questo punto di vista, per non farla troppo lunga, ma avrei davvero molte cose da dire anche sul problema del quanto, che rimane sempre molto importante, è questo. C'è un mostro mai citato in tutti questi decenni, ed è l'Irlanda. L'Irlanda è il terreno in cui la violenza cattolica, perché sono organizzazioni cattoliche quelle, e a quanto mi risulti non vengono mai scomunicate, cioè è una profonda scontomizzazione all'interno del mondo cattolico, come se non appartenesse, ecco, insomma, alla questione. E lì invece il problema tra mondo cattolico e violenza, insomma, è assolutamente esplosivo, insomma, per dire quasi con una battuta, insomma, il connubio. E l'altra cosa sono le matrici antiche, appunto. Io credo che il quanto sia il problema che risolve anche la domanda che mi ha preceduto. Però ci sono dei tratti ideologici molto radicati che in momenti cruciali della storia europea emergono, cioè il cattolicesimo si porta dietro una tradizione di antistatalismo e di anticapitalismo che si può radicalizzare quando, come negli anni 60, si apre una dimensione, come dire, messianica che si identifica con la rivoluzione. Cioè la parola chiave è rivoluzione. Quando la rivoluzione entra nel circuito politico diventa irresistibile il suo fascino. Però c'è alle spalle un'antica matrice in tutta la storia del cattolicesimo post-unitario, insomma, di grande ostilità nei confronti dello Stato, che spiega come mai poi i cattolici più o meno... i terroristi vadano in chiesa a restituire le armi, no? E non si rivolgano allo Stato, e poi, ripeto, appunto, la matrice dell'anticapitalismo, dell'intransigentismo cattolico, che è molto forte. Poi dopo naturalmente si stempera, esistono tanti cattolicesimi e quelli che prevalgono sono quelli, come dire, più maturi e concilianti, però c'è questa matrice, insomma, che forse andrebbe messa in luce. Mi fermo qua. Un'ultima annotazione: se si vanno a vedere le carte, quello che scriveva Mara Kagol, proprio si ha la dimensione precisa di un capitalismo satanico e di una prospettiva messianica, perché il capitalismo in realtà ha in tasca la possibilità di dare a tutti la ricchezza e il benessere, ma non lo fa per perversione, cioè è tutto intriso di una grande idea morale, ecco, insomma, perversa ma morale. Ma ringrazio Carlo, posso presentare chi mi ha posto questa domanda, è Carlo Fumian dell'Università di Padova, che molti di voi conoscono, è importante storico, che soprattutto negli ultimi anni ha scritto dei libri che per noi sono un punto di riferimento per quanto riguarda la storia del terrorismo rosso in particolar modo. E, no, mi ritrovo ovviamente d'accordo con tutto quello che dici, nel senso nel libro c'è questo riferimento all'Irlanda sia come problema, diciamo, come elemento comparativo, perché ritorna ovviamente nei documenti. L'Irlanda, soprattutto l'IRA, è un modello organizzativo, e sarebbe davvero interessante, su questo hai perfettamente ragione, una ricerca che mettesse in comparazione l'atteggiamento della Chiesa nei confronti di quello che succedeva in Italia negli anni 60-70 con quello che invece succedeva più o meno nello stesso periodo in Irlanda del Nord, perché lì ovviamente ci sono delle ricerche, in realtà adesso sarebbe troppo, porterebbe troppo via parlarne, ma è un grosso problema. Sulle matrici antiche io sono sempre stato, diciamo, nel libro vengono, diciamo, rintracciate,
cercando di circoscrivere il più possibile il tema, sebbene partendo poi di fatto dal secondo dopoguerra, altrimenti poi entriamo anche nel rischio della scomunica da parte della casa editrice, insomma i libri troppo lunghi, già il libro è lungo, però la matrice lunga è una chiave indispensabile per capire il rapporto tra cattolicesimo e violenza, a mio avviso per capire la storia dell'Italia degli anni 60 e 70, che spesso e volentieri tende a essere confinata solamente, diciamo, le ragioni tendono a essere confinate solamente a quel ventennio, quando in realtà giustamente tu facevi il problema di elementi di lunga durata che possono essere l'antistatellismo o un anticapitalismo addirittura di matrice intransigente, quindi che si rifà diciamo anche al magistero ecclesiastico più duro nei confronti della modernità e del capitalismo. Per quanto riguarda gli scritti della Kagol, sì, ho cercato di citarne, anch'io ho avuto, diciamo, l'impressione che in realtà è su questo che poi ovviamente l'altro album di famiglia poi ha preso molto, molto corpo. Non è soltanto storie di vita o idee che circolano, c'è anche, diciamo, una produzione, diciamo, culturale e teorica che è intrisa di questo messianesimo rivoluzionario, con, diciamo, una forte ecco, lì è interessante sulla reciproca radicalizzazione quanto questo poi, per esempio, chiamiamolo così per convenienza, messianesimo rivoluzionato abbia poi impattato, radicalizzato il marxismo, che già era predisposto comunque in quella direzione, considerando che una cosa che non si dice molto, in realtà soprattutto i partiti comunisti occidentali, ma anche la cultura marxista occidentale, aveva affrontato il problema della violenza negli anni 60 e ne aveva in qualche modo messo in crisi la funzione liberatrice, non tanto perché aveva ripensato a quello che aveva scritto Marx, ma perché la riflessione di questi intellettuali marxisti, che erano poi intellettuali vicini al Partito Comunista in Italia, ai movimenti ai partiti della sinistra storica negli altri paesi europei, perché la società, diciamo, la capacità dell'uomo di distruzione, sono anche gli anni dell'incubo atomico, era talmente grande che questo metteva dunque in crisi l'idea di violenza come un fattore di liberazione. Io credo che il cattolicesimo invece è un cattolicesimo che a lunga durata diciamo riconferma invece un valore di liberazione all'idea di violenza in un contesto internazionale, ovviamente, che in quel momento lo permette di fare, perché non scordiamoci che sono anche anni in cui la guerra fredda ha parecchie tensioni, ma gli anni 60 e 70 sono anche anni in cui sostanzialmente viene per un periodo di tempo evitato lo spettro di una distruzione nucleare, quindi questo rimette in gioco l'idea di rivoluzione anche in Occidente, dove sembrava fosse esclusa per motivi geopolitici. Io vorrei dire che sono stato testimone diretto del fatto che Renato Curcio, quando salì al collegio della Facoltà di Sociologia a Villazzano, dormiva sul comodino il Vangelo e la Bibbia. La famiglia di Renato Curcio, di parte materna, era di matrice protestante, quindi aveva una carica di rigore superiore a quella che era, diciamo così, il rigore di tipo cattolico. Posso aggiungere che nel movimento studentesco trentino la componente cattolica era una componente dominante, basti pensare al ruolo che ha avuto Marco Boato in tutta quella vicenda. Devo dire che questi atteggiamenti sono legati sostanzialmente alla fideizzazione di certi tipi di comportamenti. Io credo che vada fatta una riflessione invece, trattando questo tipo di argomenti, su una questione fondamentale, cioè il rapporto tra principi e comportamenti. Questo è il tema di fondo. Cioè noi non possiamo accettare che storicamente si siano dette e affermate certe cose e si sia fatto l'esatto contrario. Noi oggi, per esempio, stiamo assistendo a comportamenti di un certo tipo in Medio Oriente, mi riferisco all'ISI, che in realtà sono esattamente la stessa cosa
che hanno fatto i cattolici con le crociate. Nel 1117 partivano da Venezia 120.000 uomini con la benedizione di Giulio II e con l'indulgenza plenaria, e andavano a combattere e andavano a San Giovanni d'Acri. Questa è la storia. Allora, queste contraddizioni tra principi e comportamenti, su queste secondo me devono essere oggetto di riflessione e capire come nella storia si sono dette delle cose e si è fatto l'esatto contrario. Chi scrive un libro fa quello che vuole, insomma. Però se fossi stato io, ricordandomi di essere stato democristiano ai bei tempi, tanti anni fa purtroppo, cioè, però mi ricordo tutta questa... Cioè, se lei interpellava dei democristiani, no, non per dare ragione a loro, ma solo per documentarsi, avrebbe visto l'angoscia che loro avevano in politica a causa della presenza di un partito comunista. Sarà stato anche progressista, però con la libertà non c'eravamo assolutamente. Era una guerra di trincea. Io che ero democristiano, dopo 20 anni, vedevo che la Democrazia Cristiana ormai si sfaldava, bisognava dargli un cambio. Però il partito comunista può dire essere progressista quello che vuole, però era antidemocratico ancora, non aveva ancora quella maturità di prendere in mano le redini dell'Italia. E io che... andiamo avanti con la DC, cosa vuoi? Anche certi discorsi, io mi ricordo qui a Mestre, c'è venuto nel 76, io andavo a assistere tutti i comizi, fascisti, comunisti, socialdemocratici, eccetera, e l'onorevole Natta, che poi sarebbe stato nel dopo Berlinguer anche segretario, diceva che in Italia ci bisognava assaggiare il budino comunista, ma robe da mettersi le mani sui capelli, meglio una Democrazia Cristiana armengo che no un partito comunista. Faccio solo una piccola brevemente su finalmente questa domanda ancora una volta. Vedo che l'argomento è sempre bruciante, ma anzi, questo secondo me... Ok, forse possiamo continuare. No, ma appunto, trovo, lo dico come un senior, come si dice gentilmente alla mia età, per me, e trovo che una nuova generazione di storici che per definizione non ha vissuto questo periodo, sta per crescere in Italia come in altri paesi, e trovo, senza nessuna demagogia per i giovani, che porta qualcosa, perché loro non hanno conosciuto questo, non hanno queste memorie divise tra comunisti, anticomunisti, anticomunisti e pocomunisti, e hanno questa possibilità di avere forse una distanza con il loro soggetto superiore a quelli che hanno vissuto quest'anno. Dopo possono fare errori, ovviamente, eccetera, però c'è una nuova generazione di storici che mette al centro la ricerca questi anni cosiddetti di piombo, che sono in Italia, come si vede subito, un elemento ancora caldo, e che appunto hanno un sguardo molto più freddo. Questa era una premessa. Molto rapidamente, ascoltando anche quello che ha detto Carlo, mi sembra che per capire come mai in Italia, ancora una volta, la grande domanda che ci facciamo tutti, ma come mai questo livello di violenza talmente alto negli anni 70, perché è il paese che ha avuto più violenza politica. Ascoltando anche quello che è stato detto, mi sembra molto giusto. Vorrei solo, in una prospettiva comparata, forse si spiega meglio perché in Francia, mentre c'erano quasi tutti gli stessi ingredienti, c'era stata anche la guerra di Algeria, nel quale tanti cristiani e cattolici avevano non solo chiesto la pace in Algeria, ma avevano sostenuto gli FLN algerino, anzi a volte non solo denunciando la tortura dei militari francesi, ma approvando la violenza delle FLN contro i francesi e
portando anche, si diceva, porteur de valise, portatori di valigie, anche delle armi di terroristi. Quindi c'erano tutti gli ingredienti. Credo che, ascoltando la discussione, ci sono almeno, così come piste di riflessione, tre spiegazioni. La prima è congiunturale. Cioè, il grande cambiamento che voi non avete conosciuto è il fatto che a partire dal 71 in Francia c'è un partito socialista nuovo che nasce, che è guidato da François Mitterrand. E la grande trasformazione è che per la prima volta in Francia tutta una parte del mondo cattolico è assorbito dal partito socialista. C'è la componente cattolica è molto forte all'interno del partito, nuovo partito socialista, con tensione forte con i laici che erano molto anticattolici all'interno del partito socialista, però è assorbito anche tutta una parte dei cattolici più radicalizzati, quello che erano molto vicini appunto al partito socialista unificato, PSU, che era un partito che a volte era tentato della violenza, quindi è stato assorbito, ma assorbito anche perché c'era una possibilità di sbocco politico, e invece in Italia, per le ragioni che conosciamo, non era possibile, perché c'era il PC, la DC, non c'era alternanza possibile. Questa è la prima spiegazione molto politica. La seconda, in termini di più lungo ragionamento, è legato a quello che hai detto, Carlo, è il fatto che questo atteggiamento cattolico anticapitalista l'avevamo in Francia, da parte del mondo cattolico di sinistra, anche dell'estrema destra, diciamo, tradizionali, perché il capitalismo è la società mercantile, la società materialista, la società della tecnologia, che odiano anche quelli, anche con argomenti diversi, ma l'abbiamo in comune. Però il rapporto allo Stato è diverso. Nel 1905 c'è la separazione Chiesa-Stato, che è un scontro durissimo in Francia. I cattolici hanno perduto la battaglia, c'è uno Stato repubblicano che separa completamente la Chiesa cattolica dello Stato repubblicano, è la grande differenza culturale tra la Francia e l'Italia. Però con la Prima Guerra Mondiale, possiamo parlare perché c'è il centenario, a questo momento il mondo cattolico si mobilizza per difendere la Francia repubblicana contro la cosiddetta barbaria tedesca. E a questo momento anche i pensatori cattolici più ostili alla Repubblica rispettano lo Stato, perché bisogna difendere la civiltà cosiddetta, nelle parole dell'epoca, la civiltà francese contro la minaccia tedesca. E quindi questo rapporto ostile allo Stato, questa sfiducia forte che hai sottolineato, non esiste, progressivamente si scioglie in Francia. E quindi il fatto di prendere le armi contro lo Stato è qualcosa di difficile. E la terza ragione, e questa è una lunga distanza, diciamo, una lunga durata, è il fatto che il rapporto alla violenza politica in Francia, dopo le grandi manifestazioni del 1934, quando ci sono state manifestazioni dell'estrema destra dove ci sono stati diversi morti, cioè è qualcosa di molto difficile da fare. Dovete pensare che nel 1941, per esempio, quando il Partito Comunista Francese, nella clandestinità, decide di passare alla lotta armata, ha le più grandi difficoltà a trovare militanti che sparano sui tedeschi. Non perché hanno paura, ma perché è difficile di farlo. E chi lo fa all'inizio 41? Quelli che erano partiti in Spagna per fare la guerra civile, che avevano questa esperienza, e gli ebrei, che erano numerosi, perché sapevano che era l'unica soluzione per scappare, sfuggire a, ovviamente, le deportazioni. Quindi all'inizio sono quelli, e il PCF, quando decide di passare alla lotta armata, ha difficoltà non organizzativa, ci sono le armi, ma trovare un militante che arriva di fronte a un tedesco e che spara, ancora una volta, non per paura, perché di andare verso questa lotta armata, questo scontro armato, è difficile. E invece c'è violenza sociale, ci sono operai che a volte si rivoltano fino a oggi, noi siamo abituati in Francia a avere anche le periferie che a volte si rivoltano, abbiamo i contadini che spesso ancora oggi fanno manifestazioni violenti, poi votano per il partito, cioè si dice in francese, la battuta è fanno i contadini, fanno la manifestazione violenta il sabato, ma la domenica votano per il partito di governo. Quindi è una forma di ritualità sociale, ma la violenza politica non c'è la stessa spessore che c'è stata in Italia. Quindi forse potrebbero essere anche spiegazioni sul lungo termine che
spiegano come mai non solo c'è stato un livello di violenza forte durante gli anni di piombo, ma anche con questa componente cattolica. Sì, cerco di dare, diciamo, risposta alla molteplicità dei problemi che, o delle questioni che sono state poste. Allora, per quanto riguarda il professor Ferrari, cioè, il rapporto tra principi e comportamenti è in realtà un problema interessante. In questa ricerca credo che emerga con particolare, diciamo, evidenza nel momento in cui chi media tra principi e comportamenti è un'istituzione che è la Chiesa. I cattolici comunque, anche quelli più, diciamo, non si verificano scismi a sinistra. L'unico scisma è quello leferviano. Quindi in realtà il rapporto con l'istituzione è centrale. In questo caso media e cerca di mediare e ovviamente pone a posto una serie di problemi anche in fase di ricostruzione. Sulla analogia, diciamo, appunto del rapporto tra istituzione, rapporto tra principi e comportamenti in un disegno quasi millenario come l'ha descritto lei, sono ricerche, diciamo, o comunque nodi molto difficili da sciogliere. Conosco pochissimo la situazione medio orientale e di ciò che sta succedendo in Iraq. Forse ha intuito, direi, che ci sono, diciamo, in moto delle forze che hanno più a che fare anche, diciamo, forse in senso di inquietudini culturali che hanno più a che fare forse con la nostra modernità che non con diciamo una tendenza di lunga durata, però è un'ipotesi, guardi, non le saprei rispondere in realtà. E, no, sulla testimonianza della Democrazia Cristiana, no, la ringrazio, è molto viva e sì, cioè, quello, ritorno a quello che ho detto prima, nel senso c'è un'ambivalenza della storia repubblicana che andrebbe probabilmente restituita come grande incontro tra culture democratiche che per lo stesso tempo però teneva in considerazione un potenziale degenerativo. E per quanto riguarda le ultime suggestioni di Marc Lazar, mi hanno fatto anche sentire più sereno rispetto alle domande che mi ponevi, e sicuramente le spiegazioni di lunga durata per chi si occupa del Novecento e in particolar modo nella seconda metà del Novecento, che rischiamo tutti di correre col fiato corto da questo punto di vista, invece sono, diciamo, quell'ottica che ci permette di avere un respiro più profondo e forse di capire di più. Grazie allora, a tutti. Grazie. Siamo arrivati alla conclusione. Il libro di cui abbiamo parlato è di Guido Panvini, Cattolici e violenza politica, quanto a democristiani e comunisti. Mi fa un po' sorridere che oggi il capo del più grande partito di sinistra sia un capo di Boy Scout. Grazie.